Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Prima di andare a vedere la prossima ricetta, voglio farvi vedere questo libro che sto leggendo. Eccolo qua, faccio una piccola recensione per questo libro. Io ed il mio amico Ugo di Vittorio Bellucci. È una storia appassionante, io l'ho letto in 2 giorni, proprio quasi tutto di un fiato. Veramente bello, ve lo consiglio. Se volete potete acquistarlo su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Non vi dico niente di più per non svelarvi, la trama, la storia del libro. Bene, ora andiamo a vedere insieme il prossimo video. Per fare queste coppette di tiramisù mi sono preparata i miei savoiardi fatti in casa, poi vi metto il link nell'info box. Bene, vado ora a separare le uova sono rigorosamente bio, sono le nostre uova da galline felici, come si dice adesso. Vado a mettere tutto lo zucchero nei tuorli, quasi tutto, ne lascio appena un pochino per aggiungere poi agli albumi. E frullo con le fruste elettriche fino a montare bene gli albumi. Io qui ho fatto qualche taglio, però vedete deve diventare bello sodo. Devono montare bene le uova, devono diventare quasi bianche. Ok, ora mi pulisco le fruste che dovrò poi usare per montare gli albumi. Ora aggiungo il mascarpone ai tuorli e lo faccio con un cucchiaio senza frullare, lo faccio dolcemente con il cucchiaio. Attenzione che dentro le coppette del mascarpone delle volte si trova un po' di liquido, di latte. Quello non dobbiamo metterlo, altrimenti diventerebbe liquido il composto. Mi viene da dire sempre impasto perché, come sapete, io faccio il pane e quindi mi scappa sempre impasto. Bene, giro per benino fino a sciogliere bene senza far rimanere i grumi. Ok, ci siamo quasi. Ancora un pochino. Ecco qua. Ed ora passo agli albumi. Gli albumi devono essere montati proprio a neve ferma, a neve soda, per non compromettere poi la crema, altrimenti verrebbe troppo liquida, si scioglierebbe, quindi è importante frullare per benino. Quando ho montato un pochino, comincio ad aggiungere il resto dello zucchero. Però, se volete, potete metterlo tranquillamente tutto nei tuorli, non necessariamente dividerlo in due parti. Continuo. Io faccio spesso il tiramisù. Lo faccio più che mai nelle coppette perché c'è la mia nipotina che ne va pazza, Sofia, che saluto, e poi mangia pochissimo in questo modo, così può mangiare proteine nobili, quelle dell'uovo. Bene, e anche con i savoiardi, ecco perché li faccio io, così mangia più sano. Bene, ora metto a cucchiaiate in questo modo, con il cucchiaio dall'alto in basso per non smontare assolutamente le uova, sia i tuorli che gli albumi. Quindi continuo così, piano piano, un cucchiaio per volta e mescolo fino a esaurimento. Ok. Scusatemi, oggi ho la voce un pochino bassa, c'è un'aria umida.
Per bagnare i savoiardi io ho messo il caffè decaffeinato, visto che è rivolto ai bambini, uso il decaffeinato e lo allungo con il latte, così magari fa meno, eccita di meno, diciamo così. Eccoli qua i miei savoiardi, guardate come sono belli. Poi andatevi a vedere la ricetta, sono veramente favolosi. Li bagno un pochino, sono morbidissimi, quindi li tengo pochissimo dentro la bagna. E ne metto uno e mezzo anche dentro la coppetta. Poi voi dipende dal recipiente che usate, dalle coppette che usate. Con questa dose io ce ne ho fatte 4. Sono morbidissimi. Ok, io adesso per mettere la crema uso questa sac à poche, però non fa niente, voi potete benissimo mettere con il cucchiaio la crema, non è importante. Adesso volevo provare come veniva la coppetta facendo così. Ok. Faccio il primo strato di crema. Vi consiglio di appoggiare un pochino in frigo la crema, ma forse perché oggi fa caldo, per farla mantenere un pochino soda. Oggi c'è un'aria umida incredibile che smonta tutto, anche la crema. Continuo, faccio il primo strato e poi vado a mettere un altro strato di savoiardi. Naturalmente lo so che tutte sapete fare il tiramisù, però delle volte magari perdiamo le dosi, ci sono sul web ricette diverse, però presso a poco le dosi sono queste. Io lo faccio da una vita e le dosi qui naturalmente ho fatto una dose minima, però se volete potete raddoppiare, aumentare in proporzione. Ho messo un altro strato di crema ed ora ci metto il cacao, cacao amaro, mi raccomando, che già è dolce di sé, il cacao ci va rigorosamente amaro. Le appoggio in frigo perché debbono stare diverse ore per il tiramisù, di solito il giorno dopo è ancora. Possiamo anche surgelarlo come faccio io, surgelo le coppette così ce l'ho quando arrivano i nipotini, ce l'ho a disposizione. E con questa ricetta si può anche variare mettendo sopra la crema un pochino di Nutella o nocciolata, quella che volete, così è il massimo della goduria. Bene amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.